spesso si confondono le parole con il senso che esse dicono e quello che in realtà noi vorremmo dire. Come è tempo di cambiare il paese con è tempo di cambiare paese. Pensiamo una cosa ma ne esprimiamo un'altra e ci accorgiamo che anche le leggi, gli statuti e tutto ciò che riguarda l'apparato burocratico è un caos della parola. Questo effetto ha una radice, la causa. E il problema sta nella lingua che noi tutti i giorni parliamo. Ma questa parola così sospirata e così... Il problema sta nella lingua e nel vocabolario che ne consegue. Siamo vittime delle nostre parole, sì, perché le cose scritte da menti superiori si avvalgono del vocabolario della nostra lingua, dove all'interno ci sono contenuti anche i sinonimi e i contrari, e con l'aggiunta di postille ci facciamo l'inganno. Bisognerebbe la lingua italiana per la vita vera, quella che tutti noi ogni giorno viviamo sulla pelle. Perché se ti scappi di andare in tribunale per una causa, il concorso di colpa è sicuro, anche se hai ragione al 99%. Così, come pensare che l'avvocato sia la legge, dimenticando che lui è solo uno che la interpreta, che la codifica e che a seconda dei punti di vista può vedere un colpevole o un innocente, protraendo il tutto per le giuste e onorevoli spese legali. D'altronde qualcuno dovrà pur pagare gli sforzi fatti per lo studio. Le parole sembrano nuvole, ma non è così. Ne frisce più la lingua che la spada, diceva un detto antico. Quando vedo un vocabolario sudo freddo oggi, così com'è, si può dire tutto e il contrario di tutto. Poi se ci aggiungiamo la punteggiatura, poi siamo rovinati. Per uno Stato più libero, meno vocaboli, facciamo fare dieta al nostro vocabolario prima che ci rovini la vita.